Allora, la domanda come si fa? Come si fa a ingrandire l'anima? Perché poi la domanda è questa: come possiamo mantenere più spesso possibile la configurazione dell'anima anziché quella dell'ego fino a che la nostra anima cresce e prende tutto lo spazio dalla nostra psiche? Beh, potremmo dire, tanto come inizio subito, che noi dobbiamo, per fare questo percorso, avere una base sicura. Dobbiamo far crescere la nostra base sicura interna. In primo luogo, quindi, ci sarà una base sicura di due tipi, terrena e celeste o spirituale. La base sicura terrestre e terrena, e sono che cosa? Beh, sono le nostre relazioni d'amore. Se quella con la madre non è stata sufficiente, o è stata negativa, possiamo utilizzare tutte le relazioni d'amore della nostra vita prendendo i momenti apice in cui sentivamo l'amore per un'altra persona. Il massimo delle relazioni personali, la relazione più forte, è quella tra uomo donna, donna uomo, insomma. Ecco, e possono essere sia relazioni passate che presenti, cioè si può migliorare una relazione del passato? Certo, perché il passato è presente. In che senso? Perché il passato esiste nella misura in cui c'è il ricordo, ma il ricordo, la memoria, è adesso. Quindi noi possiamo intervenire sulle memorie del passato e modificarle in modo da rendere queste memorie totalmente coerenti col progetto che abbiamo in mente, cioè avere alle spalle molte relazioni d'amore soddisfacenti. Nel presente è ovvio, si può fare la stessa cosa. Ma la cosa che può apparire più strana è che si può fare anche per relazioni future. Per esempio, con un uomo che vorrebbe stare con una donna, ma questa non ci sta, o ancora non ci sta proprio. Ecco, beh, è possibile costruire nel futuro questa relazione, adesso, quindi anticipare il futuro, si tratta sempre di un'immagine, la quale se è positiva, cioè se funziona, incide sulla realtà del corpo, è questo punto, cioè incide sulla biochimica adesso e quindi fa star bene quando? Ora, e se fa star bene, cosa significa? Che ha ottenuto il risultato di una base sicura. È un passaggio straordinario questo qui. E per capire come questo avviene, dobbiamo aver capito che il pensiero, nostro pensiero, crea la nostra realtà. Cioè, attraverso il pensiero, se usato bene, se usato in modo spirituale, crea la nostra realtà del momento, adesso. Cioè, le immagini sono, le costruiamo come vogliamo noi, andando nella cabina di regia. Questo può sembrare una follia, ma non lo è affatto, perché il risultato finale, quello sul corpo, funziona. Nel senso che se hai un'immagine d'amore funzionante nella tua testa, quella lì è sufficiente a generare la trasformazione della biochimica, la trasformazione ormonale, come se tu vivessi una relazione fisica presente adesso. Quindi potremmo dire che queste, le cose di cui abbiamo bisogno, sono relazioni d'amore che siano terrene e nello stesso tempo spirituali. Vediamo infatti che oltre alla base sicura terrena, noi abbiamo sempre bisogno di una base sicura spirituale. La più forte che conosco è Gesù, avere come base sicura Gesù, gli insegnamenti divini. Perché? Perché anche quando il nostro io cresce ha bisogno comunque di qualcuno di più grande. E quindi l'immagine, l'anima più grande che conosciamo è quella di Gesù. Quindi se abbiamo come mentore l'anima Gesù, abbiamo una base interna indistruttibile, una base sicura interna indistruttibile. Se poi la ancoriamo coerentemente con la base terrena, abbiamo fatto come si dice, il pieno, Sì, insomma, l'amplè. amplè. Quindi si tratta di creare relazioni d'amore terrene e spirituali, entrambi, nello stesso tempo. Quindi viene coinvolto il corpo, le emozioni, l'eros e la sessualità. Il corpo, la prima cosa da fare, se c'è un problema, c'è un attacco demoniaco forte, questo attacco demoniaco blocca l'energia vitale nel corpo e quindi che cosa percepiamo? Percepiamo sofferenza, di cui abbiamo già parlato, no? Tutte le emozioni che producono sofferenza sono comunque blocchi dell'energia vitale. Quindi si tratta di sbloccare l'energia vitale, ci sono tanti esercizi che possono fare di bioenergetica, core energetica, tutto ciò che conoscete per sbloccare l'energia nel corpo funziona.
sbloccando l'energia vitale, automaticamente nel corpo, al posto della sofferenza, proviamo piacere. E questo piacere è qualcosa che ha a che fare con l'eros, cioè l'attrazione, qualcosa che ti piace, verso cui vai. Quindi, sbloccare l'energia vitale generando un corpo erotizzato ci porta naturalmente verso una sessualità che in questo caso è ancora interiore, è ancora immaginata, che però è una sessualità sottile, non grossolana, cioè una sessualità che coniuga il cielo con la terra. Infatti il compito dell'uomo fondamentale è coniugare appunto la terra con il cielo con la terra, cioè da spirito con la terra, cioè con la vita del corpo. Quindi qui introduciamo un tema fondamentale, quasi mai compreso, per cui il corpo non è affatto nemico dello spirito, ma è il tempio dello spirito. E il corpo, utilizzato in modo corretto, secondo principi spirituali, genera piacere, questo piacere è un'erotizzazione del corpo ed è anche una che porta poi anche una manifestazione sessuale o al limite un orgasmo, come si vede nei grandi mistici, Santa Teresa d'Avila, ritratto dal Bernini, è una sorta di orgasmo che però non dipende da un contatto con un altro corpo, è qualcosa che la persona vive perché l'immagine del mentore, del maestro spirituale è così forte che riesce a generare emozioni potentissime. Ecco. Se riuscissimo a capire questo, capiremmo che gran parte dei lavori spirituali sono sbagliati, perché la maggior parte dei percorsi spirituali vede nel corpo e nel sesso, soprattutto nel corpo, nel sesso, un pericolo. Ora, è un pericolo? Sì, se si parla di sessualità grossolana, non è pericolo, anzi è un aiuto se si tratta di sessualità sottile. Ma questa sessualità sottile richiede una relazione d'amore che non è quella normale che c'è comunemente, che è sempre una relazione frammista tra ego e anima, ma è una relazione d'amore spirituale e quindi una relazione d'amore che potremmo collocare qua, qui dentro.